moderno, il cervino non è più il protagonista. Diventa l'arduo testimone di spettacoli come questi, sui pianori nevosi del Plateau Rosin. A questo paradiso degli sciatori da Cervinia si arriva in funivia. Il pilota svizzero Gegler, asso dei voli alpini, ha creato il ponte aereo per arrivarci anche da Zermatt, prendendo in giro il cervino. Parentela segreta tra neve e volo. Vola anche in Abruzzo, a Rocca di Mezzo. A queste gare di salto dal trampolino olimpionico partecipa la nazionale azzurra. Questo è Rizzi, campione italiano. La sua traiettoria pare allungarsi nell'aria. Ci volevano gli sci per riprodurre nella realtà le cadute sospese che si vivono in sogno. Rizzi ha vinto. Per gli altri si prepara il premio di consolazione. Il via lo dà il sindaco di Canfrè presso Cuneo. Giù per la Sla, la gelata. Gli svizzini congiunti fanno un treno. Il pendio mette l'acceleratore. Non si dica male dell'inverno con i suoi raffreddori e le sue influenze. Questo è il miglior vaccino contro l'influenza. Poi la slittata della cucagna. Anatre e Follanche perdono la testa. Si volava a Cervinia, si volava a Rocca di Mezzo, ma qui si conquistano i volatili.